Benvenuti al punto, siamo ad una nuova trasmissione come sempre di approfondimento politico e amministrativo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata, a cominciare dalla mia destra. Il presidente della prima commissione, Daniele Nicchi Salve. della Lega, benvenuto, e benvenuto a Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, che è anche vicepresidente della commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante la pandemia che si è insediata proprio la scorsa settimana. Cominciamo dal uh, presidente Nicchi. Allora, facciamo un bilancio: è passato diciamo settimana più, settimana meno un anno dalla, dalla pandemia, da, dalla Covid-19. Ecco, proviamo a fare un bilancio generale, poi magari entriamo nel merito della parte sanitaria, della parte sociale e anche quella economica. Eh, un bilancio generale, Presidente. Il bilancio generale ehm, diciamo, è una situazione molto complessa, chiaramente che ha trovato il mondo impreparato rispetto a una problematica che ha interessato tutti i fronti dal punto di vista ovviamente sanitario, ma anche le ripercussioni che ha avuto sul, diciamo, a livello sociale, ma a livello familiare, persone come dire, che hanno avuto problemi eh, e, e ricadute purtroppo da questo tipo di, di situazione. È chiaro che ehm, è stato tutto affrontato in una situazione di emergenza ma a livello mondiale. Quindi questo ha provocato sicuramente dei problemi che eh, tarderemo sicuramente a riprendere e a riprendere quello che è la vita di tutti i giorni a cui tutti noi eravamo abituati. Noi in Umbria non ci siamo sottratti purtroppo a questo e, e chiaramente le difficoltà eh, sono state enormi, specialmente per una regione come la nostra che sicuramente dal punto di vista l'impatto grosso che ha avuto, magari poi ci torneremo sul discorso turistico, chiaramente ha influito tantissimo, per cui aziende che eh, da noi in Umbria vivono quasi esclusivamente di turismo, chiaramente hanno avuto delle ripercussioni molto forti. Eh, dal punto di vista sanitario, eh, torno a ripetere, eh, si è come dire, agito in... In momenti di emergenza, quindi come tutte le emergenze, sicuramente qualcosa poteva essere fatto meglio, ma uno, diciamo, si è fatto nella consapevolezza di poter agire nel miglior modo possibile in quel momento. Questo è stato sicuramente un senso di responsabilità che ha mosso l'amministrazione di centrodestra in Umbria. È chiaro che poi ci sono state anche, come dire, non da cause dipendenti, ma purtroppo collaterali a questo questo momento dovuto emergenziale, chiaramente anche qualcosa che ha funzionato meno rispetto ad altri. Allora eh, Bori, lei eh, è riuscito a guardare insomma, negli occhi l'emergenza sia da un punto di vista politico, come pure il Presidente Nicchi, ma lei in più l'ha visto anche dal punto di vista eh, diciamo, de de della sua professione, lei è un medico. Ecco, mh, però al di là di questo magari ci torneremo più tardi. Adesso facciamo un bilancio su questo oh, anno di eh, emergenza sanitaria? Allora, prima di tutto eh, è vero che la pandemia ha sorpreso tutto il mondo e questo lo possiamo dire per la prima ondata. Il primo impatto è stato a sorpresa. La seconda e la terza ondata erano largamente annunciate, quindi non dovevano essere sorprendenti. Eppure noi abbiamo il paradosso in Umbria in cui nella prima ondata si è andati più tranquillamente, è andata meglio la prima ondata che era sorpresa rispetto alla seconda e alla terza che invece erano annunciate. Questo perché? Perché non sono stati riorganizzati i servizi, non sono state divise le strutture Covid dalle Covid-free, non sono state fatte le assunzioni, ricordiamo che in Toscana si assumono 2.900 operatori sanitari, tra cui molti dei nostri, e qua in Umbria solamente 21. Quindi c'è cioè, tutto questo che ha comportato una seconda e terza ondata che in Umbria hanno avuto un impatto enorme. Il fatto che fosse saltato il tracciamento, ad esempio, non facendo le assunzioni, il tracciamento, l'isolamento dei contatti, eccetera, eccetera, ha consentito il dilagare delle varianti, delle temibili varianti, sia all'interno degli ospedali, ci sono stati decine e decine di focolai ospedalieri, che nei territori, con interi cluster territoriali. Ecco, quindi... Il bilancio purtroppo è negativo nella gestione, nonostante l'enorme impegno di tutti gli operatori sanitari che hanno veramente gettato il cuore oltre l'ostacolo e hanno lavorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Purtroppo la seconda e la terza ondata qua è stata gestita molto male e il riscontro si ha rispetto ai risultati che ci sono stati a livello sanitario, purtroppo. Allora, eh, rimanendo in tema sanitario, riparto da Lei Bori, poi andiamo dal eh, Presidente Nicchi. Eh, dal punto di vista sanitario è passato un anno, da qualche settimana è arrivato il vaccino, che è, è l'unica arma diciamo, per combattere no, questa eh, tremenda eh, pandemia. Ecco, la situazione attuale eh, attraverso le vaccinazioni. Eh, co come la vede? Qual è il suo giudizio anche in questo caso? Poi chiaramente il Presidente Nicchi ci dirà la sua. Prego. Anche su questo fronte si riconfermano i ritardi e le mancanze. Non sono ancora state fatte assunzioni sul fronte dell'impegno dell vaccinale e questo ha comportato orari ridotti. All'inizio qui da noi non si vaccinava nemmeno il weekend orari ridotti nella giornata, poche ore di vaccinazione, nel resto delle regioni si vaccina fino a mezzanotte, da noi si chiude con il tardo pomeriggio e eh, soprattutto pochissimi punti vaccinali. Se voi pensate che eh, il capoluogo di regione Perugia ha solamente due punti vaccinali oppure Terni ugualmente solamente due punti vaccinali, ecco questo dà il quadro di una situazione difficile. In più, è notizia di questo weekend, la forte tensione tra la regione aggiunta regionale e i medici di medicina generale perché si vorrebbe scaricare su di loro l'impegno insostenibile di una rincorsa alle vaccinazioni dovuta alle mancanze e ai ritardi arrivati finora. Noi siamo state una delle regioni che ha vaccinato meno persone rispetto alla popolazione, che ha vaccinato meno anziani e fragili con gravi ritardi, siamo l'unica regione in Italia che ancora non ha attivato la lista dei supplenti per le vaccinazioni. Quindi se qualcuno non si presenta basterebbe avere una lista per recuperare le, le dosi e somministrarle. Questa ancora non c'è. Ecco, questo descrive un quadro di gravi ritardi. Se guardate per esempio nella fascia d'età che consentirà di riaprire, quindi è una fascia d'età a cui prestare grande attenzione, quella tra i 70 e i 79 anni, in Umbria ad oggi hanno avuto la dose solamente il 6% della popolazione, nel, nella media italiana, quindi non nei migliori, nella media italiana il 20%. Se andate a vedere quelli degli over 80, solamente il 40, quasi il 40% ancora è in attesa della prima dose, il 40%. Quindi la situazione è critica e purtroppo la campagna vaccinale è l'unico strumento vero per tornare alla normalità. Allora, eh, per dovere, diciamo, di cronaca, noi stiamo registrando questa trasmissione, oggi è lunedì 12 aprile, quindi anche i dati che emergono da questa trasmissione, magari quando poi eh, andrà in onda, saranno oh, cambiati eh, nei prossimi giorni eh, di, di numero rispetto a quello che, eh, che può essere citato all'interno di questa registrazione. Allora, Nicchi, eh, chiudiamo il discorso sanitario parlando di vaccinazione e poi ricomincio da lei invece per quello economico. Eh, cosa risponde a Bori rispetto a, a questi appunti? Insomma, che, che a dire il vero, oh, anche nella, nella quotidianità, nella vita politica, quotidiana, in quest'Aula, spesso vengono sottolineati. Però, diciamo questo: eh, le vaccinazioni, ah, noi. Vedono il range della statistica che varia tra il minimo e il massimo a livello nazionale tra eh, i vaccini dati e quelli somministrati in un range che va tra l'80 e il 90% di dosi somministrate rispetto a quelle che sono state eh, concesse. Allora noi abbiamo un problema, ovviamente eh, forse anche più di altre regioni, sulla non certezza dei vaccini che arrivano. Uh, anche qualche giorno fa è uscita fuori la polemica del giorno di Pasqua e si sono uh, vaccinate soltanto 18 persone. No? Anche qui, uh, sostanzialmente, il giorno dopo se ne sono fatte 4146. Quindi, probabilmente, voglio dire, quel giorno non è che ha bloccato, però a volte si fanno scelte anche per essere certi di avere la seconda dose a disposizione perché. Oggi ancora non è certo, non sono, certo eh, non sono certe le quantità che arrivano in Umbria per poter fare una programmazione precisa rispetto a quelle che sono le necessità eh, a, a livello umbro. Uh, altro fatto da dire uh, rispetto uh, appunto a quanto detto prima, uh, noi chiaramente in Umbria abbiamo una popolazione con un'età uh, molto elevata e peraltro a questo si aggiunge anche il fatto che uh, circa mille persone al giorno rinunciano di uh, fare il vaccino. Questo sostanzialmente è un, un problema e chiaramente non è che ci pone tra uh, i vertici diciamo, della classifica per fatto di dosi somministrate. Eh, chiaramente insomma, cercheremo anche al di là delle polemiche che sono di questi ultimi giorni, dove eh, si è cercato di coinvolgere i medici di famiglia per quanto riguarda un discorso oltre che di sensibilizzazione, proprio di somministrazione di dosi di vaccino, anche con l'accordo con le farmacie di poter incrementare queste dosi. Il eh, generale Figliolo ha annunciato che forse già dalla prossima settimana si possa passare dalle eh, 4.000 eh, dosi settimanali praticamente a poterne concedere addirittura 7.800 questo se riuscirà, riusciremo, ma probabilmente questo non sarà un problema soltanto nostro ma sicuramente a livello generale di tutta eh, l'Italia se si riuscirà ad avere una, eh, dose, diciamo un, un numero certo delle dosi sicuramente potremo migliorare anche la programmazione allora, ci Prendiamo un altro minuto oh, sia per Bori che per Nicchi perché eh, sottolineava Vanicchi, Bori eh, che poi molto dipende per quanto riguarda l'arrivo delle dosi no? dal, diciamo, dall'organizzazione dall centrale, in questo caso dal generale Figliolo, dal eh, Ministero e via dicendo, dal governo, ecco, tanto per sottolineare. Mentre qui chiaramente c'è questa contrapposizione, maggioranza opposizione, eh, al governo eh, c'è questa coalizione molto allargata dove PD e Lega comunque confluiscono nella fiducia al governo Draghi. Quindi il vostro intervento, diciamo, la vostra attività regionale su quella centrale com'è? Allora, prima di tutto uh, due puntualizzazioni. La prima, noi siamo state tra le regioni con il più grande accumulo di dosi in stoccaggio, quindi noi le dosi ci avanzavano, non avevamo chi le somministrasse inizialmente. In secondo luogo vengono rifornite e qui vengo al tema del governo centrale. Il governo centrale rifornisce le dosi a consumo, quindi l'obiettivo è utilizzarne il più possibile in maniera tale da avere il rifornimento conseguente. Il nostro impegno è su questo fronte, cioè fare in modo che in Umbria arrivino più dosi possibili e che vengano però poi somministrate, perché se ne arrivano tante e le stocchiamo e basta. Noi siamo arrivati ad avere 30.000 dosi accumulate, adesso finalmente si stanno utilizzando però i rifornimenti dipendono da quante se ne consumano. Ugualmente, rispetto a questo è chiaro che l'impegno sul fronte a livello governativo nazionale è chiaro che eh, c'è da parte di tutti e eh, di tutte le forze politiche. Chiaramente, cerchiamo di fare in modo che eh, i numeri rispondano in base a quello che sono i consumi. Vorrei ricordare solo un dato: eh, rispetto a quello che diceva appunto il consigliere Bori, che eh, vengono mandate le quantità in funzione di quelle che vengono fatte. Noi ricordiamoci ultimamente il caso degli insegnanti, che in un solo giorno sono mancate all'appello 5.000 persone che hanno rinunciato ad essere vaccinate quindi a volte è comunque difficile gestire questa problematica anche se concordo con, con quello che dice il consigliere Borghi. Allora, eh, sì. Sarebbe importante proprio per questo avere la lista dei supplenti. Cioè se qualcuno non si presenta, da questa lista poter attingere. Ecco. È un ottimo strumento che sì, penso sì, che potremmo proviamo, lavorare per attivare insieme. Sì, sì, sì. Diciamo ci si sta già attivando su questo. Perfetto, <ride> bene. Mi fa piacere. Allora, eh, Nicchi, eh, parliamo dell'emergenza, ma bisogna guardare anche oltre l'emergenza. No? In questo caso, comunque parlando di economia, eh, ci rendiamo conto che eh, quasi quotidianamente, insomma varie categorie protestano per il mancato arrivo di ristori e per tutta una serie di problematiche. Lo fanno qui, l'hanno cominciato a fare anche a Roma e nelle altre grandi città. Ecco oh, come, come gestire questa fase di passaggio e soprattutto come guardare il futuro? Basterà il Recovery Fund oppure bisognerà intervenire anche in altre, eh, con altre metodologie? Allora, mh, sicuramente il recovery fund è uno strumento e sicuramente sarà utile ma è chiaro che bisogna pensare anche un po' a riprogrammare quello che è il futuro della nostra regione. Eh, in, funzione di, in funzione di questo chiaramente tutti gli strumenti che sarà possibile mettere in campo noi avremo l'obbligo eh, di doverlo fare come regione e come amministrazione regionale. È chiaro che eh, già eh, qualcosa si è fatto, ma chiaramente non è mai sufficiente per dare delle risposte esaustive eh, a coloro che ne hanno bisogno, famiglie, imprese, lavoratori, anche in, in, in modo singolo. È chiaro che questo è difficile, è difficile dare risposte, la Regione ha fatto bandi, ha dato degli aiuti, ma per quanto sia eh, anche a livello nazionale sono rimaste fuori delle categorie da, poi dai ristori che sono arrivati in questo per esempio come per le persone dello spettacolo interessati per esempio al discorso delle fiere i lavoratori di quel settore hanno trovato ristoro dal amministrazione regionale che ha fatto come dire ha dato la possibilità di ricevere ai singoli lavoratori circa 1.500 euro che tra virgolette non sono nulla ma in un momento di emergenza dove persone che per mesi non hanno avuto la possibilità di avere nessun tipo di introito per la loro attività è comunque un aiuto. Bori eh, la situazione chiaramente non è facile no anche da questo punto di vista perché al di là della preoccupazione sanitaria cioè questa preoccupazione insomma di di, di mantenere la famiglia, di, di mantenere il posto di lavoro, di eh, intervenire su altre situazioni eh, allo stesso modo diciamo difficili e comunque importanti? Allora, prima di tutto, secondo me la più grande leva di sviluppo economico ora è la campagna vaccinale, perché grazie alla campagna vaccinale si potrà riaprire e chi prima riaprirà, prima vaccinerà e quindi prima riaprirà, sarà in grado di dare il più grande ristoro possibile, quello di tornare a lavorare per tutti. Quindi questo è il primo tema, impegnarsi su questo fronte. In secondo luogo noi dobbiamo assolutamente eh, lottare contro le nuove povertà che sono quelle delle persone che eh, come liberi professionisti autonomi non hanno potuto lavorare in tutto questo periodo e sono quelle del cosiddetto ceto medio che vede scivolarsi verso la soglia di povertà o la povertà assoluta. Le nuove povertà sono il tema centrale contro cui noi dobbiamo combattere per evitare che l'Umbria scivoli sempre più indietro nella classifica e questo è un grande obiettivo che dobbiamo avere in maniera comune. Allora, uno dei grandi problemi che può, ve, potrebbe verificarsi eh, post-Covid, diciamo così, è, è, riguarda un po' anche la sicurezza. No, io mi riallaccio ad un'audizione. Con il presidente della Fondazione Umbria contro l'usura, in cui dice sostanzialmente: il eh, dottor Fausto Cardella dice che alla fine, quando eh, verranno sbloccati anche eh, i licenziamenti, diciamo, quando si, le, le aziende potranno eh, andare avanti, oggi è tutto bloccato, quando diciamo, si verificheranno problemi molto più ampi rispetto eh, anche ad oggi, dove comunque i ristori. Eh, ci sono i sussidi, ci sono. Potrebbe eh, verificarsi il fatto che, che, diciamo tra virgolette o senza virgolette, chi dispone di grandi capitali tra i quali la criminalità organizzata potrebbe, diciamo, parliamo di usura, eh, quindi potrebbe essere un, come dire, un punto di riferimento eh, purtroppo per famiglie. Voi vedete questa, questa probabilità e la politica come può intervenire? In un ah, minuto, perché poi cambiamo discorso. Certo. Ah, questo e... diciamo, sicuramente è un problema. Che vede sempre l'attenzione e il focus da parte delle amministrazioni, come è giusto che siano, sia a livello comunale, a livello provinciale o regionale. Questo è ovvio e necessario, ma. È normale che sia così perché quando girano ingenti capitali, proprio per i motivi che diceva lei prima, è normale che gli interessi dei malavitosi si buttano su quello. Quindi questo è, è, è da stimolo all'amministrazione regionale di fare come dire, al massimo, di sorvegliare su queste situazioni perché ci sarà molto da fare. Ecco, lei sicuramente lo sottolineava perché lei è stato, lo ricordo. Primo cittadino, sindaco, seppur di un piccolo comune, però. Ecco il ruolo, anche lei Bori, no? ha, ha svolto eh, diciamo, come dire, eh, incarichi a livello locale qui al comune di Perugia. Quanto è importante in questo caso l'ente locale, cioè il comune, cioè il conoscere le famiglie, conoscere i problemi, più facile nei piccoli territori, più difficile in quelli più grandi, però come, come deve fare la politica in questo caso? Allora, io vedo in questa fase due grandi minacce. La prima, l'usura, e quindi il prestito ottenuto in maniera irregolare e che poi si trasforma in violenza, in criminalità e in controllo del territorio. Quindi l'usura e il secondo è l'infiltrazione. Quindi le attività economiche e commerciali in difficoltà che vengono acquisite magari per poco o si diventa partner occulti. Di questa attività e poi si sfocia nella criminalità, nel controllo del territorio. Questi due grandi problemi, enormi, usura e infiltrazioni mafiose, sono strettamente collegati. Noi dobbiamo monitorarli come facciamo con la commissione antimafia e l'ente locale ha un ruolo, per esempio. Al comune di Perugia finalmente è stata attivata una commissione antimafia che sta lavorando e sta lavorando bene, quindi controllo anche noi del territorio, ma dall'altra parte, dalla parte buona. Quindi, grande controllo e capillarità e in secondo luogo mettere in campo tutti gli strumenti perché le famiglie da un lato, quello dell'usura o le piccole attività e i liberi professionisti e le attività economiche, commerciali, industriali non siano costrette a ricorrere a sistemi che poi portano alle infiltrazioni da un lato e all'usura dall'altro. Questo è il nostro obiettivo e credo che sia necessario lavorarci come istituzione. Allora, eh, l'attività della prima commissione, eh, il Presidente della prima commissione è un'attività importante perché poi diciamo, si occupa della parte finanziaria, no? di quello che è eh, diciamo, le disponibilità de, della, del bilancio e di tutto quello che eh, condiziona anche la vita eh, degli Umbri. Allora, qual è la situazione attuale della nostra regione eh, oggi e in prospettiva, Presidente? Allora, noi abbiamo anche sempre rimanendo in, collegati sul tema Covid. C'è stata data una grande possibilità grazie alla chiusura dei fondi 2014-2020 rispetto al settennato, chiaramente c'era una disponibilità e quindi siamo stati in grado di rimodulare i fondi a disposizione per fare interventi eh, appunto di aiuto alle imprese, alle famiglie e chiaramente la disponibilità di questi grandi fondi eh, europei sicuramente hanno aiutato a, a, come dire, a dare un impulso, eh, seppur in un momento emergenziale, di difficoltà al, eh, e di risposte appunto ai cittadini umbri, alle imprese umbre e a coloro che giustamente in Umbria ne avevano necessità ai vari settori. Questo chiaramente dovremo adesso vederlo e secondo me un'altra grande opportunità, prima si parlava di recovery fund, e secondo me un'altra grande opportunità sarà data dal nuovo settennato 2021-27 per quanto riguarda i fondi europei anche qui ci sarà da fare un, un lavoro e bisognerà pensare al di là dei pilastri come dire su cui si indirizzerà eh, e si è già indirizzato l'Unione Europea per questi fondi del prossimo settennato, bisognerà ragionare su come Impiegarli nel miglior modo possibile per aiutare appunto l'Umbria, la nazione, ma noi ci occupiamo in Umbria per uscire da questa crisi. Bori, eh, Nikki parlava di queste risorse no, abbastanza corpose insomma, che arriveranno dall'Europa, fondi comunitari, Recovery Fund, ma anche giustamente parlava degli de altri eh, fondi comunitari che poi la regione dovrà stabilire eh, come, come investire. Eh, quali sono oh, diciamo, le, le sue e considerazioni su questo, su questo, in questo campo? Allora, noi ci troviamo in un momento che sarà un momento spartiacque, simile al dopoguerra, in cui il gruppo dirigente deve fare delle scelte centrali per dare un nuovo modello di sviluppo. Allora per tirare fuori l'Umbria dalla depressione e dalla povertà, adesso per tornare a creare benessere e lavoro. Allora, per creare lavoro, per redistribuire il benessere e la ricchezza, per abbattere disuguaglianze sociali ed economiche, per lottare contro le povertà, queste enorme mole di risorse, quindi programmi straordinari, next generation, recovery plan, eccetera eccetera, e la programmazione normale del settennato dei fondi europei sono centrali. Dal mio punto di vista bisogna utilizzare e non sprecare, investire e non consumare tutte queste risorse, in particolare per con un'idea nuova di sviluppo, con un nuovo modello di sviluppo per l'Umbria che sia sostenibile, che sia ecologico, che sia ambientalmente affine a aprire una nuova fase nella nostra regione e questo è l'unico modo per rispondere alle esigenze dei nostri cittadini. O noi torniamo a creare benessere, redistribuire ricchezza e abbattere le disuguaglianze oppure rischiamo di arretrare sempre più come territori, come società. Allora, partiamo, cioè, torniamo dove eravamo partiti. A ha ho fatto la domanda come presidente della prima commissione, lei Bori, come vicepresidente della eh, commissione, invece eh, che si occupa di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria, è stata richiesta da tutti i gruppi dell'opposizione, lei lo ricordo è il capogruppo del Partito Democratico, e se lo richiede un terzo dell'Aula, in questo caso, Otto consiglieri sono più di un terzo, la Commissione è istituita di diritto per cui non c'è stato nessun voto. Ecco, lei è vicepresidente, presidente è stato eletto eh, Stefano Pastorelli, lì c'è il voto ponderato, cioè ognuno dei rappresentanti eh, all'interno della Commissione rappresenta il numero dei consiglieri eh, del suo gruppo. In questo caso il Presidente Pastorelli rappresenterà anche Forza Italia e l'ISA Tesei per l'Umbria sono tre consiglieri eh, che eh, rappresenterà proprio direttamente il presidente in caso di voto all'interno della Commissione. Ecco partirà a breve quindi il lavoro. Eh, cosa, cosa, cosa prospetta nel lavoro di questo nuovo organismo d'inchiesta? Ah, noi prima di tutto affronteremo i nodi cruciali dell'emergenza, la campagna vaccinale. Come sono stati riorganizzati i servizi, la mancanza di potenziamento dei servizi, le terapie intensive, l'ospedale da campo. Tutte, tutte le tematiche che abbiamo sollevato, le affronteremo lì, analizzeremo i dati, analizzeremo i focolai negli ospedali, nell'RSA. Quindi, prima di tutto, un lavoro di studio e di analisi anche con esperti, e poi restituiremo il tutto all'aula e ai cittadini. Una grande operazione di trasparenza su come è stata gestita l'emergenza sanitaria che nella seconda fase. La seconda e la terza ondata ha mostrato delle grandi opacità, quindi era giusto farlo, era giusto farlo così nelle istituzioni. Noi attiveremo anche un canale per le segnalazioni dirette da parte dei cittadini e degli operatori, canale per segnalarci in maniera anonima tutto quello che hanno registrato in questa fase di gestione dell'emergenza sanitaria. Nicchi, su sull'istituzione di questa Commissione? Allora, sono sicuramente d'accordo perché come dicevo prima quando uno è, eh, diciamo in questo caso, l'amministrazione regionale è, eh, diciamo, ha fatto le scelte con la consapevolezza di fare le scelte eh, più giuste in quel momento possibili, penso che sia un momento come dire, di poter, per poter eh, trovare dei dati e confermare che poi alla fine quello che è stato fatto è stato fatto con la volontà di fare nel miglior modo possibile. Quindi secondo me ben vengano queste, eh, queste richieste e mh, per me personalmente sono state accolte favorevolmente. Allora mancano pochi secondi, chiaramente le domande ce ne sarebbero a volontà da, da porre sia a Nicchi che a Bori, lo faremo in un'altra trasmissione, però chiudiamo con diciamo, una domanda politica che è legata anche ad un sondaggio, Bori, uscito da poche ore possiamo dire in Umbria, dove il centrodestra mantiene... Un'ampia maggioranza no? mantiene un ampio consenso eh, rispetto al, al centro-sinistra. Come legge questi dati oggi? Allora, innanzitutto, siccome me ne occupo anche per lavoro, ho guardato i dati: sono 3.700 persone in tutta Italia, facendo la, la proporzione 60 persone in Umbria, sono state sentite 60 persone in Umbria e non sono state nemmeno sentite al telefono, Quindi, a ma gli è, stato soldato, dato, diciamo. gli è stato mandato un form online. Ora, io non, non dico di dare peso o meno, io credo che le persone sceglieranno in Umbria, quando sarà il momento, sceglieranno in base ai programmi e alle persone presentate. Noi ce la batteremo su quella. Il suo PD? Il mio PD a breve sta svolgendo il congresso e a breve avrà finalmente dei volti, una squadra, un progetto per l'Umbria e degli organismi legittimati. Era ora, anzi, forse è un po' tardi. Nicchi, allora, sondaggio politico e la sua Lega in <ride> no, questo eh, caso. Allora, ovviamente eh, le letture sono sempre molteplici quando sono queste. queste cioè, qualcuno che parla di. Merito di alcuni di una parte politica o demerito degli altri, io lascio ovviamente ai futuri elettori, ai cittadini umbri, di decidere e di pensare qualcosa rispetto a questo sondaggio. La Lega? La Lega, bene a casa, tutto bene, esatto. allora. Eh... Purtroppo non abbiamo altri secondi, dobbiamo chiudere qui. Io ringrazio per la presenza Daniele Nicchi della Lega, presidente della prima commissione. Grazie, Grazie anche a Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico e vicepresidente della neonata commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria durante questa pandemia. Grazie, Grazie a, voi. a voi per Grazie. averci Grazie. seguito in questa trasmissione. Il punto ritorna la settimana prossima. e A voi tutti, un arrivederci e una buona settimana.